Gatti di Noccia, ringrazio gli intervenuti a questa sacra rappresentazione, costituita da alcuni testi di tradizione, congiunti tra loro molti anni fa da Anna Ferrari. Parlare quest'anno stringe la gola, quindi diremo il meno possibile, anche per non cedere alla giustificata commozione. Gli abiti che vedremo, e gli interpreti, nero, forse poco adatto oggi se si pensa ad un contesto di vita molto danneggiato ma miracolato dal punto di vista del bilancio relativo alle vittime che il sisma avrebbe potuto provocare a Noccia, sono stati scelti questi abiti del colore da sempre quale espressione di partecipazione alla contemplazione della morte del Signore, espressa dall'alta poesia del pianto della Madonna di Ercole da Todi, mistico, il poeta umbro francescano, innamorato del Cristo, sofferente e insuperato interprete dell'umanissimo dolore di Maria, sua madre. Indumenti quelli degli interpreti con il loro colore nero, che hanno quest'anno un valore perfino metafisico, simboleggiano tutto lo sconcerto per ciò che questi eventi occorsi nei passati mesi hanno portato nella nostra vita. Un colore di meditazione, oltre che di dolore religioso per Cristo crocifisso. Da molti anni questo evento teatrale aveva luogo in spazi sacri, chiese prima, ultimamente in un oratorio che sta proprio là, a pochi metri, alle nostre spalle, che si nasconde dietro ad un angolo alla vostra vista per certi versi fortunatamente oggi, essendo danneggiato molto gravemente, sebbene non irrimediabilmente, così come è stato per tutte le altre nostre chiese cittadine. Da pochi anni vi si teneva questo momento di teatro sacro, incorniciato da un meraviglioso ambito di arte che trasmetteva oltre al bello il buono e soprattutto un inesprimibile sapore relativo alla nostra identità norsina. Scranni di noce cinquecenteschi lungo il suo perimetro, un magnifico altare dove campeggiava un espressivo crocifisso, sullo splendido soffitto ligneo policromo, le figure statuarie di Santa Chiara da Montefalco, di Sant'Agostino, quella della Vergine, Vergine centrale, di San Benedetto e di Santa Scolastica, messe in risalto da colori forti, rosso, azzurro, oro, forme che sovrastano con aria benefica e sibillina, ora in grave pericolo e in attesa di interventi di subitanea conservazione. Oratorio di Sant'Agostinuccio è il nome di questo monumento un po' segreto, a cui noi norsini e tutti gli abitanti di Capolaterra teniamo tanto, poco noto alle masse dei turisti. Un luogo strettamente collegato al giorno di Venerdì Santo, che proprio oggi riapriva le sue porte antiche, come venendo a nuova vita, lasciando risuonare le voci di giovani, di anziani, quelle dei piccoli, spalancandosi gli armadi e i postigli all'aria che tra marzo e aprile profuma già di erba nuova, dopo aver custodito nel silenzio dell'inverno i vestimenti dei personaggi sacri della processione. Ora siamo poco all'aperto, lontani, poco lontani. Potremmo solo immaginare di essere ancora in uno spazio protettivo, come quello costituito da una meravigliosa chiesa. E quasi potessimo,
vorremmo che il tempo fosse in grado di ritornare indietro, quando in quello scrigno della nostra arte, della nostra fede religiosa, rappresentavamo con sentimento e amore l'azione sacra a cui daremo luogo tra poco, quella di Maria che piange disperata la morte di suo figlio. Il fatto che siamo qui, solo pochi giorni dopo la riapertura di questo importante, storico quartiere cittadino, è un segno di fermezza, di un'incrollabile fiducia e di grande attaccamento alla nostra identità. Per dare un piccolo, significativo però segnale di una necessaria, urgente rinascita, non solo materiale, certamente prioritaria, ma anche culturale, non meno indispensabile del post-terremoto. A contatto con la nostra aria aperta di montagna, con i profili, le facciate delle nostre abitazioni, alcune salve, alcune di rughe, altre sconquassate dalla violenza che ha percorso queste vallate, ma anche col profumo dei nostri prati appena seminati, mediteremo, grazie a Jacopone, non solo sul mistero di passione, ma dunque anche sulla nostra identità, sulla nostra interiorità, scusate, non solo di fedeli, ma anche di persone e cittadini, non più protetti dalle prezze e dal voltagente di primavera, sotto un soffitto scintillante di colore. Ora cedo la parola brevemente per una frase di saluto al rettore del Convitto Nazionale di Stato Gaetano Frangelli di Vibo Valentia, professor Alberto Carlia, un caro amico, ieri Alberto, che insieme all'apporto delle consulte studentesche della Calabria ha voluto concentrare su questa attività di oggi una donazione frutto di un progetto scolastico del suo istituto. Grazie, io porto il saluto per quello che tu c'è l'onore di dirigere, quindi tu dirigere di Provenza, che subito si è attivato perché dalla testimonianza e dalla vicinanza a questo momento. Sono proposto ai valori del giudicente, al Consiglio di amministrazione di donare un piccolo contributo che abbiamo raccolto grazie ai lavori che avevano realizzato i nostri ragazzi, sono stati subito entusiasti. Questo l'abbiamo fatto anche grazie alla vicinanza delle consulte studentesche della Calabria, che proprio nel Convitto di Rangeri hanno la loro sede regionale. Quindi ho convinto per ringraziare a voi, per l'opportunità che ci avete dato, e ai ragazzi che ho già fatto di persona. Oggi è venerdì santo, giorno del dramma, in cui si concorre il dramma più consistente per chi è coerente, almeno come me. Però oggi inizia il percorso di avvicinamento alla risurrezione, alla Pasqua. Conosceremo la verità dei nostri piccolissimi ma da cuore proprio dei ragazzi della palestra per la risurrezione di questi posti venga fuori tutto possibile con tutto il cuore di cuore. E chiudo perché la funzione che per voi è un programma che non è stato presentato per voi di questo momento. Grazie. E allora auguriamo a tutti un buon venerdì santo, ma soprattutto, come ci ha detto, come ci augura, a nome della sua magnifica regione, soprattutto già quest'anno, a tutti una buona Pasqua di risurrezione. Thank you.
il Dio è sottoposto al giudizio, il giusto pagherà per me, verrà l'acqua del torrente, sarà crocifisso. Da Anna a Caifa! Da Caifa a Pilato! Da Pilato a Erode! Da Pilato a Erode nuovamente! Trascinato, deriso, insozzato, percosso! Ma che male ha fatto costui? Perché? Ha guarito uno che era cieco dalla nascita, ha perdonato a Maddalena, ha resuscitato Lazzaro. È delitto vincere la morte. Non c'è nessuno che lo difenda? I suoi amici? I suoi discepoli? Nessuno. Né Giacomo, né Filippo, né Pietro. Nemmeno Pietro l'ha rinnegato 3 volte. Vedete, s'aggascia sotto il peso dei nostri peccati. Il fardello l'ha inchiodato. L'ha aggravato di tutti gli spergiuri, di tutti i delitti, di tutti gli adulteri, di tutte le violenze. Violenze, 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 di cui fin dall'alba dei tempi è pervasa l'onda dell'umanità, quell'onda che, il giorno estremo, si infrangerà contro la roccia del giudizio. La nostra violenza è su di lui, il nostro tradimento è su di lui. Siamo noi che le carichiamo sulla sua croce. Siamo noi che la rendiamo tanto pesante. Siamo noi che la rendiamo così dura. Perdonami. Perdonaci, Signore. Lei errava, lei seguiva il corteo. Lei seguiva come un funerale, ma era un funerale d'un vivente, d'uno ancora vivo. Lei seguiva come fosse stata del corteo, della cerimonia. Seguiva come una donna del seguito, come una serva, come una piangente dei romani, dei funerali romani, come se quello fosse stato il suo mestiere, piangere. Era stato arrestato la sera della vigilia nel giardino degli ulivi. Lei se ne ricordava bene.
Lei piangeva e piangeva da diventare brutta. Lei, la più grande bellezza del mondo, la rosa mistica, la torre d'avorio, Turse Burlea, la regina di bellezza. In 3 giorni era diventata paurosa a guardarsi. La gente diceva che era invecchiata più di 10 anni. Lei era invecchiata della sua eternità. Lei era diventata la regina. Lei era diventata la regina dei 7 dolori. Davanti a lei. Uomo che se pareggia secondo nostra legge contraddice al Senato. Prego che mi intendiate, al mio dolor pensate. Forse muove mutate da quel che avete parlato. Le spine se coroni che il re che si è chiamato. Oh figlio, figlio, figlio,
figlia, Fulvi. Figlio, perché da spoglia al Pectus è lactato? Madonna, ecco la croce e la gente la duce. Ove, la vera luce deve essere levata. Oh, croce, che farai? Il figlio ne torrai. Che ci apporerai? E non è in sé peccato. Curri, che doglia al tuo figlio se spoglia. La gente par che voglia che sia crucificato. Se togliete il vestire, lasciate nel venire. Come? E mi crudel ferire tutto l'insanguinato. Crucifice! È necessario che lo veda. Lei è venuta per vederlo, per vederlo soffrire. Una spada con trafiggerà il suo cuore. Tu non sai cosa significa per una madre. Crucifige! 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 Vile cadaver eris. Vile as ut nunco per eris. Vile cadaver eris. Qui splendidus esse videris. Vile cadaver eris. Cum non peccare veneris. Vile cadaver eris. Cum erunt micere queris. Vile cadaver eris. Familieris non domineris. Vile cadaver eris. De divitior esse puteris. Vile cadaver eris. Minoramnibus esse proveris. Vile cadaver eris. Studeas ut justificeris. Vile cadaver eris. Crucifixum si imiteris. Ut cruce salveris. Crucifixo conscios eris. Comenza il corto, figlio, figlio è morto, figlio, chi mi è morto, figlio, per ammerire fatto, che il corpo avesse tratto, che nella croce l'atto, tu stesse ne scigliato. Mamma, dov'è tu venuta? Mortal, me dai feruta, che il tuo pianger me stuta, che il vecchio si è afferrato. Piango, che mangia vito, un figlio, un padre. E marito, chi t'ha ferito, figlio, e chi t'ha spogliato? Mamma, perché te lagni? Voglio che tu remagni, che serva tali compagni. Compagni, al mondo ha già acquistato. Oh, figlio, questo non dire, voglio teco morire, non me voglio partire finché non m'è scempiato. Una già sepoltura, figlio, e mamma scura. Trovasse in affrontura madre e figlio affogato. Mamma,
cuore afflitto. Entrò alle mani, temendo che Giovanni, mio eletto, sia il tuo figlio appellato. Giovanni, questa mia madre, tollerla in caritate. Agine, pietate, caro cor, forato. Tutto è compiuto. L'incredibile avventura per la quale io ho le mani legate per la mia eternità. L'avventura con la quale mio figlio ha legato le braccia, eternamente legando le braccia della mia giustizia, eternamente sciogliendo le braccia della mia ricordo. E contro la mia giustizia, inventando un'altra giustizia. Una giustizia d'amore. Una giustizia di speranza. Tutto è compiuto. Verso loro nome, mio figlio ha emesso il grido che non sarà mai dimenticato. Tutto è compiuto. Ogni uomo ha il diritto di seppellire il proprio figlio. Ogni uomo sulla terra se ha la grande disgrazia di non essere morto prima del figlio. E io sono. Io, Dio, con le braccia legate da questa avventura, io sono padre, come tanti padri, io sono. Non posso seppellire mio figlio. Ed allora, o notte, sopraggiungi e seppellisci, portando il bianco nel suolo.